Die Augen und die Wüste und die Wüste in den Augen, erst Stunden, dann tagelang, die Haltlosen im Haltlosen, die immer reineren Blicke, immer leerer werdenden Augen in der einzigen Landschaft, die heilt. Stava aprendo, ma sembra che non succeda proprio niente. Potete guardarla per 5 minuti e poi ne sarete stufi. Ma se prendete qualche fotografia ogni ora e le proiettate tutte di seguito rapidamente, come adesso, potete vedere sbocciare il fiore, quasi come se esplodesse.
palla da voli è appesa al soffitto dello studio, che è alto 7 o 8 metri. Immaginiamo che sia una lampada come quella che Galileo osservava in chiesa. Egli scoprì che sia quando oscillava su un arco grande come questo, sia quando oscillava su uno piccolo come questo, impiegava lo stesso tempo, stando alla misura fatta col polso. Galileo scoprì anche che il periodo del pendolo dipende dalla sua lunghezza. Questo è un pendolo. Ecco qui tre lampade, o meglio palle da bowling. Una piccola qua davanti e una grande qui, tenute da fili. E un'altra piccola qui, anch'essa tenuta da un filo e molto più in su. Bruciando il filo che le tiene, esse verranno sganciate quasi insieme e oscilleranno insieme. Facciamo questo esperimento. Potete vedere che l'affermazione di Galileo è certamente esatta, almeno se per misurare il tempo usava il polso. In effetti, il pendolo è veramente buono per comandare il moto di un orologio. Ma come provarlo? Bene, ne confronterete alcuni fra loro, proprio come stiamo facendo.
Ora la faccio funzionare qualche secondo così la vedrete accesa.
fare continua, poiché i lampi si succedono a velocità altissima. Thank you.